Quali suggerimenti ha per questi territori a proposito del garantire e tutelare la prossimità delle loro acque? Cambiamenti climatici stanno influendo già ora sulla disponibilità della risorsa idrica e sulla sua qualità. Per questo l'Appennino, che ha delle fonti di approvvigionamento che possiamo dire un po' più fragili rispetto a quelle che sono le fonti di pianura, che approvvigiona magari da pozzi profondi e quindi che hanno sempre una disponibilità ampia di risorsa, ecco, in Appennino invece la diminuzione di risorsa può diventare davvero critica se non ci sono delle opere di interconnessione tra le fonti o, come suggeriva prima Emilio, si trovano delle sorgenti sotterranee, delle falde sotterranee che possono essere costanti nell'approvvigionamento. E il secondo è quello del dissesto idrogeologico. Insomma, queste zone dovranno essere sempre più resilienti anche dal punto di vista delle infrastrutture a rete. Teniamo conto che negli ultimi anni a noi sono state segnalate oltre 450 interruzioni del servizio legate a dissesto idrogeologico. E quindi è importante che anche i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le strutture, diciamo, le pianificazioni nazionali e regionali tengano conto del fatto che questi territori hanno bisogno di investire molto. A volte la tariffa può non essere sufficiente a coprire le necessità reali per garantire nel tempo la risorsa in questi territori se non si fa investimento immediatamente, nel senso in cui suggeriva anche Emilio.